importanti che ci permetteranno, e speriamo tanto, ci permetteranno di risolvere un problema molto serio per la nostra città. Il problema è questo. Una bella fetta della nostra città, del nostro territorio, e con precisione la zona sud, ma poi questi dettagli li lascerò ad Angelo e a Michele, che ci spiegherà anche come abbiamo lavorato come metodo. Ci siamo occupati del mancato rimborso del canone di depurazione che è stato inserito nelle bollette di molti cittadini che non dovevano assolutamente pagarlo, in quanto la legge è chiarissima e la legge ci dice che quando le acque non vengono depurate è chiaro che non si devono pagare, non si deve pagare il canone di depurazione. Io adesso procederò più tecnicamente a dire l'intervento che è stato fatto in consiglio comunale, in quanto io portavoce del Movimento 5 Stelle e consigliere comunale. E quindi tecnicamente vi dirò cosa abbiamo fatto con le interrogazioni, abbiamo fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica e vi dirò anche cosa ci è stato risposto nelle interrogazioni. Noi abbiamo fatto una prima interrogazione, cercherò di sintetizzarla, dove proprio chiediamo, i punti principali sono questi, che nelle bollette riguardanti la fornitura di acqua potabile alle utenze dei quartieri ricadenti nella zona sud della città di Caltanissetta, per capirci quartiere Angeli, tutta la zona di San Francesco, eccetera, eccetera, e viene addebitato dal gestore del servizio idrico, che a Caltanissetta è Caltacqua, la tariffa di depurazione senza che siano serviti da alcun depuratore per le acque rette. Sono quindi migliaia gli utenti residenti nella zona sud che dovevano essere informati di questo problema, perché la legge parla chiaro. Ma purtroppo l'ente gestore, che avrebbe dovuto ogni anno predisporre degli elenchi per informare, intanto questo non lo ha fatto, e questo è una grave pecca. Ma oltre al fatto che doveva farlo l'ente gestore, noi abbiamo un'amministrazione comunale che deve tutelare i nostri cittadini. E tutelare i cittadini significa che se non lo fa l'ente gestore, l'amministrazione, il sindaco, si deve prendere cura della sua città e deve predisporre l'amministrazione, l'informazione. Informazione che purtroppo non è arrivata. Che nonostante quanto citato al punto 1, il gestore acque ha continuato quindi a incamerare profitti non dovuti per servizi non resi, in ciò aiutati dal sopra citato decreto ministeriale del 2009, che non imponeva loro un rimborso automatico, però come abbiamo detto il cittadino doveva essere informato e invece questo non è stato fatto. Che contrariamente a come asserito dall'ente gestore delle acque Caltanissetta, non è stato messo appunto o a pubblica conoscenza l'elenco, cosa che già vi ho detto, anno per anno, quindi anche per il 2015 non è stato fatto, per cui così facendo gli utenti avrebbero potuto essere informati e predisporre il modulo per il rimborso. Ma sono tantissime le persone, specialmente nelle zone di cui stiamo parlando, che magari possono avere qualche difficoltà di informazione e ancor più difficoltà economiche, cioè sono purtroppo le persone sempre più disagiate economicamente che alla fine devono pagare per gli altri. Vi faccio un esempio per tutti, ma vi forniremo anche una di queste bollette, perché ne abbiamo tantissime, dove per esempio un utente che paga 60 euro, un terzo circa, quindi circa 20 euro, le paga di canone di depurazione ogni 2 mesi. Voi capite bene
in 5 anni. Quanto incide mediamente? L'avete fatto prego, incide dal 25 al 30%, dipende la qualità delle utenze. Sì. E quindi capiamo bene che, visto che il rimborso è retrattivo, 5 anni di rimborso ogni 2 mesi, facciamoci i calcoli e vediamo di capire e di dare un ristoro. Perché 5 anni di rimborso? Perché il rimborso con la diciamo, legge che è stata del 2009, Angelo, se non ricordo male, dice che il rimborso può essere richiesto fino a 5 anni, ma queste informazioni ora ci siamo un po' divisi i compiti e quindi ve le darà Angelo. Io volevo... Qual è l'elemento che manca? Non ho afferrato bene. L'elemento che manca alle persone per andare a impostare questa richiesta di rimborso? Allora, io lo posso spiegare io. Certo. In pratica, nell'anno 2006, quando si è insediata la società che gestisce il servizio idrico, avrebbe dovuto, come prima cosa, individuare le zone prive di depurazione, come è avvenuto in molte altre città. E quindi un elenco di utenti ricadenti nella zona priva di depurazione, in modo da consentire al cittadino di recarsi presso l'ufficio della società oppure attraverso un web, di rilevare se la persona ricade in quella zona o meno, in modo da poter avanzare una richiesta di rimborso. La richiesta del rimborso col decreto citato da Giovanni appunto stabiliva che doveva essere fatto per i 5 anni dopo l'emissione del decreto. In pratica i cittadini potevano fare la domanda per ottenere il rimborso entro il 14 ottobre del 2014, quindi ogni cittadino che poteva essere consapevole di avere il carico del canone di depurazione avrebbe dovuto fare questa domanda entro il 14 ottobre del 2014. Purtroppo questa informativa, che poteva darla benissimo l'amministrazione comunale, non è stata resa pubblica, per cui adesso chi è che è convinto, cioè chi nella propria bolletta paga il canone di depurazione, per cui può chiedere fino al massimo di 5 anni. Lo può chiedere fino al massimo di 5 anni. Quindi... Okay. Andando avanti sulle interrogazioni, devo dire che l'assessore Pastorello, non appena noi abbiamo fatto l'interrogazione, che comunque risale ad aprile, dopo parecchio tempo Giovane, avete stimato se ci fosse questo rimborso quanto dovrebbe tornare indietro Cartaccio? No, i calcoli precisi non li avevo fatti anche perché bisogna andare a individuare tutte le vie, cioè non è facile, perché qui è un discorso che riguarda anche i livelli della città. Lo devono fare loro, ma infatti noi di nostro lo abbiamo fatto per cercare di capire chi effettivamente va verso la depurazione, l'unica che esiste per ora, Cammarelle, e chi invece in questo momento non lo fa. Questo è un lavoro che abbiamo fatto noi, ma è chiaro che questo lavoro non dobbiamo essere noi né a comunicarlo, cioè deve essere l'ente gestore che già chiaramente sa. La cosa strana è, vorrei leggervelo, che l'ente gestore, nella risposta che si dà all'interrogazione fatta, e la risposta è tramite l'assessore Pastorello, guardate cosa dice l'ente gestore. Intanto l'assessore dice questo: preliminarmente mi sembra doveroso scusarmi per il ritardo nella risposta alla sua interrogazione, come sempre puntuale nel sottoporre all'attenzione le problematiche, e di questo noi ringraziamo che siamo spesso puntuali. La risposta è del 3 agosto, da aprile l'assessore risponde il 3 agosto, qui ci sarebbe da aprire, ma la discussione oggi riguarda altro. E dice:
A seguito della sua interrogazione, ho immediatamente proceduto a chiedere chiarimenti a Caltacqua, che con nota che allego si è resa disponibile a rimborsare la maggiore somma, quindi disponibilità già di Caltacqua, a rimborsare la maggiore somma, fermo restando che sarebbe auspicabile specificare in modo chiaro le vie interessate dall'interrogazione. Cioè, qua a me cadono le braccia, a noi cadono le braccia, perché Caltacqua chiede a noi di specificare le vie. Allora, mi sembra evidente che c'è qualcosa che non torna, e mi sembra evidente che siamo arrivati a oggi e ancora non si sa nulla, perché vi leggo un'altra cosa. Vi leggo la risposta, l'ultima risposta, e poi lascio la parola ai miei colleghi. L'ultima risposta importante che dà finalmente Caltacqua ufficiale, sempre a seguito di attese, di lunghe attese di questa interrogazione. Caltacqua si rivolge al comune di Caltanissetta e dice: spettabile ente, preso atto del tenore dell'interrogazione marginata in oggetto, si rappresenta alla scrivente che non è pervenuta oggi alcuna richiesta di rimborso del canone del servizio di depurazione, perché asseritamente non reso nella riferita zona sud di Caltanissetta. L'abbiamo detto, questa è Caltacqua che scrive, ma Caltacqua non può dire questo al comune, perché il comune tramite l'assessore risponde poi alla mia interrogazione. Caltacqua sa benissimo che doveva predisporre degli elenchi, Caltacqua sa benissimo che c'è qualche cittadino magari molto informato che comunque l'ha fatto. Quindi chi non è informato, cosa facciamo? Ci prendiamo i soldi e finisce tutto là? Continua Caltacqua: ad ogni modo la scrivente dichiara che provvederà nell'immediato a eseguire un'idonea ricognizione sul territorio al fine di verificare le reali condizioni dei servizi resi alle utenze ricomprese nella suddetta area. Quindi riconosce Caltacqua tutto, e capiamo bene perché deve riconoscere. Vi ricordo che c'è anche un esposto da parte nostra fatto nel mese di giugno, dove diciamo quello che stiamo dicendo adesso, con l'ulteriore impegno a procedere all'eventuale rimborso delle somme incamerate laddove queste dovessero risultare effettivamente non dovute. E cosa si configura? Il fatto che c'è l'indebita, cosa si configura? Questo non siamo noi, noi potremmo anche dirlo cosa si configura, ma non dobbiamo essere noi a dirlo. Noi abbiamo spiegato in maniera chiara nell'esposto alla città come stanno le cose. È chiaro che adesso si metterà in moto un iter. Intanto noi speriamo per il rimborso dei cittadini, e poi se si configureranno delle situazioni che chiaramente metteranno in mora Caltacqua, questo non siamo noi a dirlo, saranno le autorità giudiziarie. In ogni caso, per l'aspetto ambientale. Per l'aspetto ambientale c'è anche il problema che queste acque filmate da noi, specialmente quelle degli Angeli, e fotografate, sversano verso il fiume Salto, comunque su terreni aperti, ma proprio lì agli Angeli, voglio dire, a 200 metri dalle abitazioni, e questo chiunque può andare a verificarlo. Io non vorrei dilungarmi e volevo passare la parola a Michele, se in maniera veloce o non veloce, vedi tu, ci puoi dire quindi l'azione che abbiamo fatto proprio pratica, concreta, per andare per le vie. Prima di tutto siamo andati a verificare l'esistenza dei depuratori per ogni quartiere. Per esempio questo, quartiere Saccara, San Francesco, San Domenico, che sversano tutti proprio in questa zona dove diciamo noi, quartiere Angeli, siamo andati a verificare l'esistenza del depuratore, no? Per come dice il canone. E non esiste proprio il depuratore, quindi qui abbiamo due problemi. Dovrebbero esistere quanti depuratori? Uno per quartiere, uno per ogni... Uno per ogni quota in cui è possibile far scendere i quami, per cui tutta questa zona la maggior discesa l'abbiamo alla nostra, verso sud, giusto? Poi il quartiere San Filippo Neri, Santa Petronilla, verso il depuratore di San Filippo Neri, questo è un altro argomento di cui ora dobbiamo parlare. Tre quarti della città
sversano tutti verso Cammarella, San Luca, e lì diciamo che funziona. Quindi c'è un quarto della città che è senza... Sì, consideriamo Pinzelli, sono quasi 20.000 abitanti. Sì, sì, diciamo quarto. Che... Scusa, se si parla della zona sud, cosa c'è a Pinzelli? No, dico, quartiere San Luca è l'unica zona dove funziona, è asservita, il canone è perfettamente regolare. Piano Geraci, prima c'era una pompa di sollevamento. Ora non c'è più perché hanno creato una nuova linea e quella è perfettamente asservita. E la zona di questa situazione, cioè, a Caltanissetta, quanti depuratori ci sono? Uno funzionante, uno, quello di Cammarella. Sì, benissimo. Quanta popolazione serve? Quello di Cammarella solo San Luca? Quindi tutto... no, San Luca arrivano i liquami che vanno dalla parte alta, la parte ovest, anche a partire dal Piano Geraci. Okay. Sì. Poi abbiamo Santa Barbara, dove esiste il depuratore, ma non funziona. Quindi anche Santa Barbara è la stessa situazione. Sì, sì. Santa Barbara, sì. Mi pare che lui è stato... Sì. Prego. Se vuoi posso integrare l'argomento. In merito alle esigenze del depuratore, quanti ce ne vogliono, in pratica noi abbiamo visto che per quelli che già sono stati collocati andrebbero bene se funzionanti. Ce ne vorrebbe un altro verso la contrada Pietracucca. La contrada Pietracucca è a sud di Caltanissetta, proprio accanto al cimitero, dove avviene il maggiore sversamento delle acque reflue, attraverso due condotte in PVC da 60 cm di diametro. Siamo andati a vedere, abbiamo fotografato, abbiamo rilevato anche il cattivo odore, perché noi sembrava che era un'acqua proveniente da una sorgiva. Invece questa è la realtà. In pratica noi come abbiamo proceduto? Abbiamo quasi anticipato l'azione tecnica che avrebbe dovuto fare la Caltanissetta. Abbiamo stabilito, abbiamo costruito una linea di confine in cui noi asseriamo che probabilmente non ci sia la depurazione delle acque. Così, anche per spiegarlo in pratica, questa linea, se facciamo riferimento alla cattedrale, cioè il centro storico, e questa linea parte dalla cattedrale fino al Corso Umberto, direzione Margherita, direzione Viale Regina Margherita. Tutti quelli che si trovano a sinistra del Corso Umberto in questo tratto, fino alla chiesa di San Giuseppe. Fino alla chiesa. Però io non posso personalmente inquadrare la questione in questi termini perché è molto aleatoria, sì. È molto così. Io ho bisogno di sapere, per quello che esiste a Caltanissetta, chi dovrebbe non pagare perché non viene effettuato? La zona sud genericamente. Allora, qual è la zona sud? È questa, cioè quella che è dal corso Vittorio, dal corso Umberto, là sopra in cima, diciamo, dove poi inizia la discesa, dove c'è San Giuseppe, sì. Tutto questo lato fino alla cattedrale, quindi lato sud, la città tutta quella che sversa verso San Francesco a scendere, e poi corso Vittorio Emanuele, esattamente dalla Camera di Commercio fino alla via Vespri Siciliane, e quindi per in direzione dello stabilimento Averna. Tutta questa zona, compresa parte anche della via Redentore, va bene, sversa secondo il nostro parere verso la contrada Pietracucca, priva di depurazione. Quindi abbiamo stabilito questa linea di demarcazione. Non solo, abbiamo visto... grosso modo quante persone potrebbero... Ma dunque, ci si potrebbe basare in base anche alle utenze elettriche, diciamo, per fare un paragone. Noi riteniamo che siano... un 5-6 mila utenze, comunque è un dato che si può... 5-6 mila abitanti o utenze? Utenze. Consideriamo le famiglie. Sì, coincidenti in grosso modo col contatore della luce. Certo. Poi abbiamo anche visionato i due depuratori non funzionanti. Il depuratore di San Filippo Neri, che è quello a nord-est della città, diciamo in direzione delle Casermette, il cui allaccio elettrico è stato fatto nel marzo del 2011, non ha mai funzionato. Abbiamo fatto un rilievo fotografico dall'esterno e abbiamo visto che è tutto depredato. In pratica hanno rubato
i trasformatori, tutte le condutture errane, hanno rubato i motori di sollevamento che servivano per far funzionare tutta l'apparecchiatura. Un danno stimato di circa 55.000 euro, grosso modo. Ed è così come è stato 2 anni fa. La società Enel ha fatto, naturalmente, ha sospeso la fornitura perché era divenuto un luogo molto pericoloso per la presenza dell'energia elettrica nel Nuovo. Hanno depredato tutta la galleria. Poi c'è Santa Barbara. Analoga cosa c'è a Santa Barbara. A Santa Barbara abbiamo rilevato che qualcuno è stato già escluso dall'onere del pagamento, mentre altri pagano ancora il canone di depurazione. Evidentemente qualcuno sono già escluso in base a che cosa? In base alle domande che hanno fatto. Hanno fatto richieste di rimborso? Sì, sì, qualcuno l'ha fatta ed è stata rimborsata. Addirittura qualcuno ha asserito che attende l'esito della domanda. In pratica il decreto citato da Giovanni, quello del 2009, prevede che se non c'è la domanda non può avvenire il rimborso. Ecco, quindi in pratica ci sono le persone ignare che non ma lo sono perché non sono state informate dall'ente. Il depuratore nord-est, sì. Quale parte di Caltanissetta? Allora, vi dico subito, il depuratore nord-est dovrebbe accogliere la parte finale di Via Libertà, nella zona dove in atto sta costruendo, si sta ampliando il tribunale. Diciamo tutta la parte sinistra, tant'è che da rilievi effettuati in questi giorni abbiamo rilevato che le palazzine che ci sono dove c'è il panificio via Ettore Romagnoli sversa verso la campagna con grave disappunto dei vicini, recandovi direttamente via Libertà, la parte finale, la parte finale a sinistra sversa verso via Ettore Romagnoli, sì, che è proprio in fondo alla via Libertà. Ora sì. E quindi naturalmente tutti gli esercizi che si trovano in quella zona dove c'è la pizzeria Totò e Peppino ed altri sui vari supermercati si sono muniti della pozza Aimolt, perché evidentemente l'esercizio non poteva essere messo in esercizio, quindi hanno dei serbatoi dove naturalmente fanno confluire le acque reflue non depurate e poi ogni tale periodo vengono recuperate. Quindi quella è una zona, cioè il punto ideale è quello dove in atto c'è il depuratore, ma non è funzionale. Non si sa, da 2 anni non si sanno notizie, il comune sa che il depuratore è stato depredato da tutta l'attrezzatura, ma non viene fatto niente. Quello di Santa Barbara perché non funziona? Quello di Santa Barbara, non, questo noi non lo possiamo dire, ma c'è di manutenzione. Cioè scusate, ma mi sembra di capire che Caltanissetta sta levando Cammarelle, non è? Sì, non è. Tra l'altro 50.000 persone. Sì, fra l'altro abbiamo notizie. Si può dire così in verità? Sì, assolutamente. Abbiamo notizie, le dico di più, abbiamo notizie di un cattivo funzionamento del depuratore di Cammarella. Tant'è che nel periodo estivo l'odore delle acque reflue invade tutto il quartiere San Luca, sì. ed è un problema. Ed è un problema perché molti vogliono vendere il proprio appartamento. Cioè è una cosa constatabile questa, c'è poco da fare. Un'altra zona pure prima di depurazione, lo voglio dire perché non è inserito è la zona di Via Stazione. Via Stazione, le case che sono prospicenti proprio alla Via Stazione, quella via stretta, questi analogamente al quartiere degli Angeli sversa verso il fiume Sasso, attraverso una tubazione e attraverso un canale, si può vedere perché si vede che il canale è rigoglioso perché evidentemente viene alimentato dalle acque reflue che sono, e quindi anche quello lì Angelo, sì. Qualche foto gliela puoi le abbiamo messe sì abbiamo tutto a disposizione, abbiamo le foto delle tubazioni BDC che sversano verso il fiume Sasso, abbiamo un filmato, abbiamo le foto per quanto riguarda il depuratore di Santa Barbara, abbiamo la foto del depuratore, sì, di San Filippo. Avviandoci, prego.
Ma secondo voi non è anche sbagliata questa legge? Cioè che per forza bisogna fare una domanda per essere rimborsati? Cioè dovrebbe essere di default, non funziona il depuratore, io non ti, ma non ti faccio mai. La legge è sbagliata, ma è questa. No, okay, è chiaro che... Va bene, però, ma era un'altra conciso per dire. Vabbè, comunque, c'è, ma la legge è sbagliata. Però comunque la legge dice che l'ente gestore deve mettere a conoscenza con un elenco di cittadino. Quindi allora, infatti si dice che questo decreto del 2009, il numero, se mi pare che sia il numero della legge. Però è stato si taglia la burocrazia, perché l'ente deve avvisare e l'utente deve fare. C'è due passaggi, invece possono essere eliminati. Sì, la stessa cosa, la prima cosa che ho pensato io, di default questo. La legge, la burocrazia. Scusate, la legge, scusami anche.